Ciao a tutte ragazze, eccomi di nuovo qua. Allora, oggi volevo fare questo piccolo video, più che altro perché mi mancava fare video, quindi non è né un video dove vi sono dei prodotti haul o review varie, né tantomeno un video di un tutorial, ecco, perché voglio provare a farlo con la videocamera se riesco a caricarlo qua sul PC. Volevo farvi vedere questo. Che cos'è questo pacco? È un pacco di una profumeria, giusto? È una profumeria in pratica che mi ha riempito di campioncini. Sono stata in profumeria per fare degli acquisti di Natale. Ho comprato dei profumi, eccetera, ma non posso dirvi ovviamente tutto perché appunto sono dei regali. E vi faccio vedere cosa mi hanno dato. Allora, mi hanno dato alcune cose che sinceramente per la mia pelle non vanno bene. Allora, questo libricino delle Elena Rubinstein, dove ci sono due campioncini. Allora, questo è il Collagenist Refiner, un trattamento antirughe opacizzante. Questo lo darò a mia madre, però è molto denso. E poi qua c'è il campioncino del fondotinta che proverò assolutamente. Come colore è beige biscuit. Spero non l'hanno pure staccato. Non so come sia il colore, comunque poi lo proverò. Intanto solo per farvelo vedere. E questo è molto carino, questi campioncini dell'Elena Rubinstein. Poi mi hanno dato questa crema occhi. È un crema occhi per un comfort supremo ed è della Chanel. Ho notato che le confezioni della Chanel, anche i campioncini, sono piuttosto grandi. È così? Ancora la devo provare. Questa la proverò. In effetti anche questa è antietà. Non lo so, vedrò se posso provarla o se non posso provarla. È carina, c'ha il tappino così. È bello il colore, questo oro, bellissimo. Poi, mi hanno dato, ci sono stata 2 volte, ho speso un po' di soldini. Sui 100 euro, sì. Poi questa che è una crema da notte, sempre antietà. Sì, mi hanno dato tutte. Vediamo. Sì. Tutte le cose per la crema da notte. Più che altro a me hanno dato dei campioncini di profumi poi che vi farò vedere. Allora, questa è la crema, è così. E poi carina della Chanel ci sono. Non lo sapevo questo. Ci sono anche i fogliettini qua dove ti dicono tutto. Come una vera crema. Cioè, come un. Guardate quant'è. È grandissimo questo campioncino, veramente. Sono 5 millilitri. Se considerate che un contorno occhi, questa va bene una crema, ma un contorno occhi normalmente ne contiene 15 millilitri, è parecchio, costa veramente tantissimo, ce n'è. E questa sempre alla mia mamma, beata lei. Poi mi hanno dato questi campioncini, intanto mi hanno dato lo Chanel numero 5, che ho perso il fogliettino, Chanel numero 5, che devo dire non mi fa impazzire, è un profumo, non so, troppo forte. Preferisco lo Chanel Mademoiselle, è molto meglio. Questo è il numero 5, quindi. Sempre la mia mamma. Poi un nuovo profumo che non avevo mai visto, forse sono io l'ignorante, non lo so. Di Calvin Klein era buono One, e ora ho trovato, mi hanno dato il campioncino di questo, Calvin Klein B. È così. Ed c'è scritto che è una fragranza per un uomo o per una donna. Fragrance for a man or a woman. Quindi è un unisex. Però l'odore non mi fa impazzire. Preferisco il Calvin Klein One. Sì, decisamente. E niente, questo. Poi mi hanno dato questo, che è per uomo, suppongo. In effetti non c'è scritto, però Hermès.
questo profumo che sentirò io per la prima volta oggi. Sto controllando perché avevo altri profumi spruzzati addosso, quindi vorrei evitare di... Sì, è per uomo. Però mi dispiace. È un profumo piuttosto forte, deciso. Non fa particolarmente impazzire, ecco. Poi mi hanno dato questo Hugo Boss. Questo invece mi piace. Boss Bottle. Questo è bello. Buono, buono questo profumo, sempre per uomo, però è molto meglio di Hermès. Decisamente, Hermès. Troppo speziato, ecco, troppo speziato. Questo invece è buono, molto buono. Come regalo per Natale è perfetto, secondo me. Andate in profumeria e controllate se vi piace questo profumo e fatemelo sapere. Poi fatemi sapere anche se vi piace il B. Poi mi hanno dato questo profumo che non avevo mai sentito. E si chiama Idyll di Guerlain. La confezione è così, è molto bella la confezione. L'ho vista anche di presente ed è bella, parecchio bella, sì. E questo mi piace come profumo, sì, è molto... sa di... l'ho spruzzato prima qua. Di fiori, non so, è buono. Se andate in profumeria, sentitelo, fatevelo dare a un campioncino, spruzzatelo magari sul polso, vedete, perché è molto buono. Questo ve lo consiglio parecchio. Mi è piaciuto tantissimo. Mi hanno dato anche un altro campioncino che dovrei avere qua. Un minuto. Stavo cercando un altro campioncino che mi sa che non lo trovo. Qua ne ho trovato uno, devo trovare l'altro. Sì, trovato. Questo, che lo conoscerete tutti, è il Flower by Kenzo, che sinceramente non ricordo la profumazione di questo profumo. La profumazione di questo profumo, ma si può dire. Ok, qua non c'era spruzzato niente. Questo è buono. Buono, ma devo dirvi che preferisco questo, Idyll, rispetto a questo. Questo è proprio sa di fiori, proprio, ma tanto. E poi questo, che però non ho aperto, perché... Allora, la Givenchy non è la prima volta che lo vedo. Perché fanno i profumi così? Io lo so che... L'unica spiegazione che posso dare è che spendono di meno, no? Perché non c'è la carta... Non c'è il vetro, non c'è la plastica, ci siamo. Però si potrebbero inventare qualcos'altro. Cioè, così comunque plastica e carta. Cioè, plastica c'è sicuro. E questo è difficile da mettere, perché non puoi portarlo in borsetta. Finisce il profumo, non senti più il profumo, ti metti un campioncino. Non lo puoi fare. Quindi questo non l'ho sentito ancora. Non vi posso dire niente. L'ultima cosa che volevo fare vedere... È questo campioncino che mi hanno dato, che però sinceramente non so com'è. Ed è questa. Allora, si chiama Cellular Boost and Décolleté Complex. Allora, quanto ho capito è una crema per il décolleté, però è sempre per una pelle... Non più matura, ecco. Non più matura, matura. E quindi non la posso provare. È della La Prairie. Non lo so. Ci sta a leggere. La Prairie. Switzerland. E niente. Niente, ragazzi. Questi erano i campioncini che volevo far vedere. Che mi hanno. Cuto. Di quali mi hanno rifornito. Guardate quanti ce ne sono. Ce ne sono parecchi.
Io vi consiglio di sentire questo, B e questo. E niente, sono 10 minuti, quindi spero che il video lo carichi. Un bacio, ciao!